In solo una settimana di attacchi militari israeliani, i morti sono oltre 200, i feriti sono 1530, i bambini uccisi sono 39. I dati delle Nazioni Unite dicono che il 77% dei morti e dei feriti sono civili. Quindi non esiste una guerra, esiste un attacco a civili, esiste un attacco a una popolazione. I feriti sono, come vi dicevo, 1530, di questi 422 sono bambini. La vostra presenza qui significa di dare una solidarietà al nostro popolo, di dire basta al genocidio, non possiamo chiamarlo altrimenti, è un vero e proprio genocidio contro il nostro popolo, che chiede semplicemente di poter vivere in pace, in libertà, con dignità nella sua terra, nella sua patria. Naturalmente pace, libertà e dignità con l'occupazione, con la colonizzazione non possono assolutamente convivere. Stiamo assistendo da praticamente quasi due settimane ad una campagna di aggressione sistematica nei confronti del nostro popolo, che è iniziata prima in Cisgiordania, col pretesto, con la scusa, che poi è anche discutibile, dell'uccisione dei tre coloni israeliani in Cisgiordania, nella zona C, che è controllata dall'esercito israeliano. Con questo pretesto, questa scusa, hanno demolito le case, hanno arrestato centinaia, migliaia di persone, e il nostro popolo ha il sacrosanto diritto di lottare con ogni mezzo per liberarsi dall'occupazione. Noi abbiamo dimostrato con ogni mezzo che vogliamo veramente una pace giusta e duratura, basata sul diritto, sulla legalità internazionale. Ma ci troviamo purtroppo davanti a un governo israeliano che è dell'estrema destra, il governo dei coloni, del trio Netanyahu, Lieberman, Bennett, che non vogliono altro che cacciare via i palestinesi, continuare a colonizzare la terra, continuare a reprimere il nostro popolo. Eccoci, ci siamo, ogni 2-3 anni scatta ancora la carneficina, contro Gaza, contro la Cisgiordania, ogni anno assistiamo a un vero e proprio massacro, perché Israele vuole l'occupazione e la pace, ma questo non può assolutamente avvenire in nessun modo, dobbiamo scegliere, deve evacuare il territorio occupato con la forza nel 67, evacuare le colonie, smantellare il muro dell'apartheid che porta ulteriore terra ai palestinesi e smettere di opprimere il nostro popolo, di ucciderlo. L'unica via d'uscita, come dicevo prima, il dialogo pacifico, le trattative non hanno rispettato gli impegni, abbiamo accettato anche le trattative per 9 mesi ultimamente con l'amministrazione americana, non hanno liberato i prigionieri palestinesi, continuano ad andare avanti nel costruire nuove colonie nel territorio palestinese. Chiaro che poi nel periodo scorso le trattative sono fallite, siamo in una fase di praticamente di status quo. Questo non favorisce altro che purtroppo le violenze e le esplosioni, come vediamo, creando varie pretesti, varie scuse da parte di Israele per attaccare, per uccidere, per opprimere il nostro popolo, come vogliono purtroppo la maggioranza, la grande maggioranza dei coloni israeliani. Da ieri, da quando era stata preannunciata quella tregua, purtroppo unilaterale, nel senso che Hamas non era stato assolutamente avvisato, è stato avvisato soltanto quando sono stati avvisati tutti gli altri media internazionali, quindi hanno saputo di questa tregua fatta tra egiziani e israeliani in quel momento. Da quel momento in poi, da quando Hamas ha dichiarato di non essere più d'accordo, di non accettare appunto la tregua, Israele ha preso la palla al balzo immediatamente e ha ricominciato, diciamo, perché aveva smesso soltanto per qualche ora, non per tantissimo, e ha ricominciato i bombardamenti ancora più pesanti, ancora più fitti, ancora più grossi su tutta la striscia di Gaza. Centinaia di persone avvisate di doversi allontanare immediatamente sono dovuti uscire dalle case, tra l'altro prendendo bambini, tantissimi, anziani, eccetera, e scappare via. E questa notte è stato un panico di persone che uscivano dalle loro abitazioni per andare dove non si sa, perché dentro la striscia di Gaza non ci sono abitazioni, non ci sono rifugi, non ci sono posti sicuri dove la gente si può andare a riparare quando arriva un bombardamento. È proprio di oggi, tra l'altro, e è una situazione abbastanza allarmante che stiamo verificando proprio in queste ore, la caduta, il tiro di un missile dalla marina e da un missile da un drone
che ha ucciso 4 bambini proprio qui davanti al posto, proprio qui dove siamo noi, proprio qui dove sono tra l'altro gli alberghi pieni di stampa internazionale che stanno coprendo l'evento della striscia di Gaza. E c'è un qualcosa che stona nel nostro paese, il silenzio assordante del governo italiano. Il governo italiano è silente, ha la presidenza dell'Europa in questo momento, discute su chi deve essere il futuro ministro degli esteri, ma nel contempo tace su questa strage che avviene di fronte alle nostre terre. Le manifestazioni che noi oggi facciamo sono a fianco del popolo palestinese, ma io vorrei anche, mi ha colpito molto vedere sui social network, vedere quei pochi ragazzi, quei ragazzi che a Tel Aviv hanno sfidato l'oppressione che in questo momento si vive in quel paese, l'oppressione di guerra, l'oppressione dei militari, e hanno gridato solidarietà ai ragazzi palestinesi. Ci vuole un grande coraggio in questo momento, e quindi la solidarietà va anche a questi ragazzi qui che nel silenzio più totale sfidano nel loro paese i militari, l'estrema destra israeliana che compie e vuole compiere un vero e proprio genocidio nel momento in cui non ferma le bombe. Noi siamo qui per questo, continueremo nella solidarietà col popolo palestinese e continueremo la mobilitazione, come si diceva, anche denunciando le aziende italiane che fanno business verso i territori, verso l'occupazione. C'è un'illegalità diffusa, ma che è garantita dalla complicità e dal silenzio anche del nostro governo. Assumiamo questa responsabilità e diciamo anche al governo Renzi che deve cambiare verso, ma veramente. Grazie. We'll be right back.